Intanto ci dedichiamo al nostro primo ospite, quindi alla nostra prima ospite. È con noi Rettore, che vedete inquadrata. Buongiorno. Ciao a tutti, come va? Ciao. Buongiorno e benvenuta a Domenica Montecarlo. Benvenuto è anche il titolo di un mio pezzo. Di un tuo pezzo. Perché prima ho sentito nei camerini, abbiamo parlato nei camerini e ho sentito che tu conosci alcune delle mie canzoni. Sì, tra l'altro c'è, vabbè, è inutile che dico adesso la canzone che ti ho detto prima. Ma diciamo. La diciamo This Time, perché dovrei citarne anche molte altre. Sì, no? Canzone di Elton John. È una canzone di Elton John che lei ha cantato tempo fa, uscita anche in un disco naturalmente. Sì. Ed è stata tra l'altro un'interpretazione sorprendente, no, per il momento. Sei sorprendente tu, devo dire. Che poi hai presentato questo piatto ricco di Tele Monte Carlo, piatto ricco mi ci ficco. Piatto ricco mi ci ficco, mi sembra giusto. Seguite i consigli della Rettore. Allora, benvenuta comunque. Tu la domenica, grazie, veramente cosa fai nella vita in genere? Ma nella vita in genere, quando non sono invitata a trasmissioni oppure non devo lavorare, fare i concerti, o non devo fare film, o non devo fare commedie, perché poi la cantante, adesso non so più cosa sono, la domenica la dedico esclusivamente alla televisione, per cui faccio lo zapping, il famoso zapping, vado su tutti i programmi, me li guardo e giudico. Dal letto, chiaramente, dal letto, perché certo, sono una gran pigra. Che è la posizione più comoda per guardare la televisione, così uno si addormenta. No, non no, la no, guarda più. Allora, tu non fai addormentare assolutamente. Grazie, oggi è una giornata iniziata veramente, veramente bene. Voglio dirvi, ti piace lo sport? Perché noi tra poco ci collegheremo con lo sci di fondo, tra 2 minuti circa, un breve collegamento, e poi torneremo qui in studio. Ti piace lo sport? Sì, moltissimo, sono molto contenta per la nazionale italiana, per queste ragazze simpaticissime, anzi voglio salutarle, vi voglio mandare un bacione, siete state veramente grandi, specialmente perché siete uno spirito di gruppo ed è col gruppo l'unione fa la forza. Senza dubbio. Allora, non so se è pronto il collegamento con Guido Oddo, quindi con la Val di Fiemme, no, aspettiamo ancora un po'. Ti piace sciare? Dunque, mi sono già rotta una gamba, devo dire, le mie lunghe gambe me ne sono spezzata questa. Però so fare un po' di fondo, ecco. Soprattutto amo lo slittino, il bob, mi catapulto da delle altezze vertiginose fino ad arrivare. Tutti quanti fanno aiuto, aiuto la Rettore, no! Perché gridate? Senti, ma veniamo a noi, anzi veniamo a te. È passato un po' di tempo dall'ultimo disco? Dall'ultimo disco è passato un anno e mezzo. Un anno e mezzo, però ora tu ti presenti con un film e non con un altro disco. No, quando uscirà il film mi presenterò anche con il disco. Ti presenterai anche con il disco? Sì. Senti, c'è un periodo di riflessione nella carriera musicale oppure la cinematografia, diciamo così, è indipendente? No, beh, io essendo multimediale, ma è ormai abusato questo termine, però non ne trovo un altro per definirmi. Sono una curiosa, sono per cui attratta dalle cose che non faccio, che fanno parte sempre del mondo dello spettacolo. Certo. Per cui ho fatto anche la conduttrice Rai Radio. Sì, un programma radiofonico, tra l'altro, mi stavi raccontando prima. Sì. E poi, voglio dire, è durata 2 anni e mezzo questa collaborazione. È stato un bel successo. Si chiamava Musica Ieri Oggi, poi chiaramente mia madre è attrice, è un'attrice goldoniana e lavorava con Baseggio, non so se ricordi. E praticamente anch'io sono attratta dal teatro e farò presto del teatro. Senti, ti interrompo perché ci colleghiamo con Guido Oddo in diretta dalla Val di Fiemme. Ciao, per Oddo. Seguire naturalmente lo sci di fondo. Ci rivediamo tra pochissimo. I campionati del mondo di sci nordico vi sono offerti da Nashua, fotocopiatori e telefax, copie firmate, e da Nashua, fotocopiatori e telefax, copie firmate, e Pino di Pino, gancia. Vi hanno offerto i campionati del mondo di sci nordico. Grazie a Guido Oddo e grazie anche a De Zolt. A De Zolt, che è arrivato terzo. Lei è un'appassionata di fondo.
Ma io meno. Sono un'appassionata italiana. Un'appassionata italiana, quindi come si muove una squadra italiana? Sci, calcio, tutto il resto. Sì, va certo. Senti, sono un'azzurrina. Un'azzurrona. Vogliamo dedicarci invece per un momento alle immagini di Strepitosamente Flop, il film interpretato anche da Dalila Di Lazzaro, Gabriele Gori e da Urbano Barberini. Perfetto, poi diremo tutto il resto, vediamo qualche immagine. Figurati, quello è solo un ciarlatano. Io neanche morta mi farei leggere la mano. Io non credo a queste cose, sono tutte baggianate. Chissà che proprio qui non conosca l'uomo della sua vita. In effetti una persona c'è. Le darò un filtro infallibile, un po' almeno caro. Concetta? Concetta? Ah, Concè! E io dovrei aver fiducia in un tipo come quello là, figurati. Io non mi farei mai toccare da una persona come quella. Mai, mai. Mi scusi tanto, ma alcune mie amiche mi hanno detto che lei è veramente bravo a fare le carte. E siccome c'è una persona che mi interessa molto... Le darò un filtro. Un filtro? Costoso. Un po' costoso. Ma è infallibile. Infallibile. Strepitosamente Flop, rettore, Adriana Russo. Adriana Russo, mia carissima amica, dimentico sempre di nominarla. Ciao Adriana. Senti, il rapporto, ovviamente, la prima domanda spontanea è il rapporto con le tue colleghe, personalità tutte molto forti. Ti dirò che forti. Mi trovo molto meglio con le attrici che non con le cantanti. Ah, beh, è un passo avanti questo. No, le trovo professioniste, non con questo voglio dire che le cantanti non lo siano. Però le trovo molto professioniste, preparate, serie e poi molto, molto meno invidiose. Ah. C'è meno belligeranza nell'ambiente del cinema e del teatro. Rispetto a quello della, sì, della canzone. Dunque, la regia di questo film è di Pier Francesco Campanella. Campanella, e io sottolineo, il grande, il la grande sua opera prima. Io sottolineo anche l'ufficio stampa che si sta dando molto da fare, Franco Cavallaro. Il tuo personaggio in questo film, in Strepitosamente Flop? Dunque io faccio un personaggio buffo perché fondamentalmente io mi sento un Pierrot, cioè una maschera buffa però con un po' di malinconia, infatti cerco sempre di agganciare tutti gli uomini possibili, ma non ce la faccio, mi va sempre male. E poi faccio una manager di un network molto importante, per cui faccio i provini a tutti i ragazzi, ma fondamentalmente vorrei essere io a presentare, a condurre, a fare l'oroscopo, eccetera, eccetera. Poi andate al cinema a vederlo, è un film per ragazzi ed è molto divertente, e anche per adulti chiaramente. Venite, eh? Senti, quando esce? Credo che esca sicuramente per aprile, marzo-aprile, quando uscirà anche il mio album. Esatto, io qui volevo portarti all'uscita e partirà del tuo mia tournée. E partirà la tournée. Quindi non faccio il nome, no, non nomino il santo, non nomino Sanremo, ma do appuntamento... Casomai San Romolo. San Romolo, esatto. Quindi appuntamento con il rettore qui di nuovo a Domenica Montecarlo per presentare il nuovo 33. Hai già un titolo in mente? Per ora si chiama Diavoleria, il Diablo. Beh, il Diablo è un argomento molto attuale, tra l'altro, in questo momento. Visto che Saddam Hussein ci fa penare le pene dell'inferno. Le pene dell'inferno. Saddam, ti prego, basta. Grazie al rettore, Strepitosamente Flop, naturalmente, prestissimo in tutti i cinema. Tra l'altro sai che ne abbiamo già parlato? Ma va? Vorrei ricordarlo perché abbiamo avuto ospite proprio Pier Francesco Campanella, il regista di questo film. E anche quindi, Adriana Russo. E anche Adriana Russo. Quindi se non mi sono dilungato nei dettagli di questo film è perché il nostro pubblico... Lo devono andare a vedere. Innanzitutto già lo conosce, però lo deve andare a vedere, quindi non scopriamo altre carte. Rettore, noi avremmo voluto giocare con te, con il nostro gioco, ricordo... Un bacio, il seduttore che tu presenti, credo... che tu avresti potuto interpretarlo molto bene. Tutti questi complimenti oggi mi commuovono, grazie. Sicuramente farai del cinema. Grazie mille, ma non sarò all'altezza di Alberto Sordi, di Lea Padovani, di Jacqueline Pierrot, gli interpreti, i protagonisti di questo Il Seduttore al quale ci dedichiamo. Noi naturalmente ci rivediamo immediatamente dopo, lo faremo con un ospite, Sil, protagonista della musica inglese. Rettore, un bacio grosso da parte del pubblico italiano. Ciao. E a presto.